Ciao a tutti ragazzi, bentornati. È un po' che non facevo la Road to Ranked, adesso lo continuiamo. Se preferite questo tipo di contenuti rispetto ad altri, cioè schiacciate like, che se fa più visualizzazione la Road to Ranked, ovviamente ne porto di più. Seconda cosa, ho visto che tipo quasi la metà delle persone che guarda i video praticamente non è iscritta, quindi se avete voglia premete l'iscrizione, tipo è più del 45% la gente che mi guarda e non è iscritta, quindi dai, per favore. In ogni caso, continuiamo col team che reputo più forte del formato, Sub-Zer, Neas, Luna, la Spooky Plate, Crobat, Toxicroak, col quale Ashton Cox ha vinto, se non sbaglio, a Memphis. Cambiamo musichetta e ci prepariamo ad affrontare ovviamente un giapponese, perché giapponesi e basta trovo, dalla mattina alla sera. Norvegese invece. Ovviamente la grafica stiamo cercando di farla, non vi preoccupate, questo PJOT ha messo un po' a tappabuchi. E tipo c'ho Bazzolmak. Allora, in questo caso stacca, attacca. Può sembrare problematico fino a un certo punto. Toxicroak serve per stacca, attacca. Insigne serve un po' per tutto in realtà. Non so se fare Insigne Xerneas. Ho paura di stacca attacca e della Trick Room. Noi partiamo con Lunala. Xerneas, Lunala, e poi abbiamo paura di Mach, quindi Toxicroak, perché Mach è potente. Questa musica qua sembra tratta da Super Mario, sentite. Vero. Lui ha deciso di futtinisse. Cioè, Lunala lo disintegra. Se c'era una cosa che doveva fare era partire con Mach. Vediamo un po'. Zarina con Yuturn, butterà Maccale. Zarina vai Forb. Ma sei scemo? Zarina vai Forb. Fa schifo. Bravo che butti Mach. Questo è un favore che mi fai. Te lo burno anche come meme. Ora. Butto Toxicroak e stalliamo un po' di tempo. Il problema di Mach è che è Gluttony, no? Pinocchio su Toxicroak, strano. E brucialo. È che lo bruci. Potevi bruciarlo.
Ah, lasciate stare che ho messo Super Fang a Toxicroak e invece dovrebbe avere Fenite. Facciamo fake out su Mach e fare Blitz di nuovo. Vedete, Mach tipologicamente è anche forte. Però poi prende danni e muore. Ha perso il suo counter a Lunala. Io ho perso il mio stack attack. Forse non dovevo portare Xerneas. Vediamo. Va bene, sono Cough Protect e aspetto la fine della Trick Room. I danni. Lumber. Mezza slash non mi uccide. A regola. Con Krokov uccido Lunala e con Photon Moon Ice Beam uccido Necrozma. Esatto. E Lunala muore, cioè, easy. Non crittare. Anche se crittavo. Quittone! Quittone! Hai rage quittato e non ho sculato minimamente, quindi fa vergogna. Che vergogna. Solo perché non ti ho attivato la weakness policy prima, dai. Cerchiamo un'altra partita. Un giapponese? Che bello! Allora, Axerdon, quindi a regola di matchup dovrei essere messo bene. E soprattutto nell'Ixerdon è importante Crobat. Crobat che immune ai fake out. Con chi lidiamo insieme a Crobat? Secondo me ci sta Lunala con Incineroar dietro a coprirlo anche abbastanza bene, poi Xerneas. Dovrebbe essere abbastanza buono il setup di questo match, il matchup proprio. Poi è un giapponese, io ho un matchup quasi 100% con i giapponesi, ricordatelo. Ok, Incineroar e Tapu Koko. Devo ricordarmi lo strumento di questo Crobat, Safety Goggles. E se fosse Scarf Coco?
Faccio doppio switch. Così il turno dopo ho fake out e Geomancy. Fidatevi. Fa wild charge. Ha fatto fake out su Crobat. Questo è un giapponese scarso bastardo. Guarda quanto. Guarda ti sbriciolo. Ti spezzo a metà. Ti spezzo a metà. Non sai giocare. Va bene, l'hai voluto tu. Fai fake out su Pike Robot. Taunt Tapu Koko. Ma io non ho parole per descrivere questo personaggio. Fai Thunderbolt. Ora lui fa fulmine con Tapu Koko su Xerneas. Cosa mi conviene fare? Tenermi Xerneas? Sì. E uccidiamo Tapu Koko. Classico. E va bene, Crobat è stato sacrificato apposta. Lui non sa altro che sparare Knock Off. Questo tizio ci sta pensando da 6 ore. So che buttare Lunala e sperare che Misty pesi Ice Blaze. In una qualsiasi maniera. Protect Incineroar! Ma che scarso di merda! Proprio incapace!
Moonblast di là. Moongase Beam a sinistra. Protect Incineroar, fai fake out sui Crobat, taunt da più poco. Io non ho parole per descrivere questo personaggio se non come scarso, maledetto. Ora rimessa per Spice Blitz. Allora, devo uccidere i Groudon. Ho incrociato. Perché se adesso no, proteggo Lunala e lascio morire quei Xernas. Poi faccio Fake Out Psycap. Tanto non si può vedere Xerneas lentissimo. Adesso Moonblast Protect. Vediamo cosa ha fatto, si è attaccato Lunala, è un problema. Ok. Ora arriva lo psycappone. E a regola lui di Moonblast non mi shotta mai. Cioè, ha più due Lunala, mi deve crittare. Protect, ma lo sai che Psycap funziona lo stesso anche se fai Protect, eh? Notare il rumore di psicoraggio. Non resta che fare Fire Blitz e Psyshock. Non mi dovrebbe crittare, non mi dovrebbe uccidere. Ah, Ragzin Pain. Reggo 12 volte, leggevo anche il crit. Ciaone. Ciao scarso maledetto che fai fake out su Crobat e quindi vince. Ciaone. Ciao gioco, tizio che gioca a caso e che quindi mi mette in difficoltà. Tornatene nell'oblio da cui provieni. Vattene.